Oggi presso la sede del nostro Ordine Ingegneri qui a Mestre si è tenuto un convegno sulla nuova stazione di Mestre, anzi il nuovo hub intermodale, perché non riguarda solo il traffico ferroviario ma anche l'interconnessione col trasporto pubblico locale, il trasporto privato e le varie forme di trasporto che afferiscono comunque alla nuova stazione di Mestre. Sono venuti due colleghi di RFI che hanno illustrato il progetto. L'illustrazione ha avuto caratteri di parzialità perché il progetto è molto complesso e articolato, riguarda anche altri soggetti, quindi non solo RFI, ma anche gli interventi privati di Salini e gli interventi del Comune di Venezia, della città metropolitana, e quindi bisognerà fare successivamente degli approfondimenti, delle integrazioni. Però l'incontro è stato molto interessante e abbiamo avuto una idea abbastanza approfondita di quale sarà il nuovo volto della stazione di Mestre e degli spazi che ad essa afferiscono. Andrea Meninca è il coordinatore della nostra Commissione Mobilità e Trasporti dell'Ordine, ha organizzato tutto, l'incontro di oggi si è realizzato grazie alla sua attività e ai rapporti che lui intrattiene con RFI e quindi gli lascio la parola per illustrare qualche aspetto di particolare interesse per quanto riguarda gli ingegneri ma poi anche i cittadini, perché la stazione di Mestre è rivolta a tutti i cittadini di Mestre e non solo, perché è una stazione anche di smistamento, è uno dei punti più critici e più importanti come volumi di traffico e come volume di passeggeri per i prossimi anni a livello nazionale. Grazie Presidente, come diceva il Presidente, questo è uno degli interventi più importanti che la città e il territorio aspettano da anni ed è uno dei tanti interventi che interessano il nostro territorio, perché non dimentichiamo che è già partito i lavori della nuova bretella ferroviaria, sempre un intervento ferroviario, quindi sempre il Comune di Venezia, ma anche la nuova stazione di Porto Marghera, altro intervento tassello importante per il trasporto ferroviario, ma per il trasporto pubblico locale. È un intervento, come è stato detto, che riguarda, interessa molte amministrazioni, c'è una regia molto complicata, anche la società CAV è interessata da questo intervento, perché sappiamo che l'opera va a scavalcare anche la bretella ferroviaria, la bretella autostradale che entra all'interno di Mestre, e quindi ha tutta una serie di aspetti molto, molto complicati sia dal punto di vista ingegneristico e dal punto di vista trasportistico e di interrelazione tra le amministrazioni, ma non solo, ma anche con il privato, in quanto è un intervento che si inserisce anche in un ambito di partenariato pubblico-privato attraverso, appunto, come è stato detto, l'intervento di Salini. Non c'è ancora una data di inizio dei lavori, hanno comunicato i colleghi di RFI, però dal momento in cui i lavori effettivamente inizieranno comporteranno un impiego di circa 2 anni di tempo, che non sono neanche molti, ma comporteranno sicuramente molti disagi durante la fase realizzativa per tutti i passeggeri che afferiranno alla stazione di Mestre. Ma naturalmente prima si comincia e prima si finisce. Grazie.